gente che ha già giocato col mister. Non c'è. Parliamo del Philadelphia, abbiamo 4 minuti per parlare del Fila, perché questa è stata la settimana degli annunci. Prima quello del comune che ha deciso finalmente non di dare dei soldi, perché non vengono dati dei soldi, ma semplicemente di restituire quello che è dovuto. I 3 milioni e mezzo infatti derivano dal fallimento di Ciminelli, dal discorso della Bennett. E poi c'è la notizia di ieri a proposito del credito sportivo che potrebbe aprire un mutuo ventennale al 4%. Che dire, la scorsa settimana, parliamo con Fassino, la scorsa settimana, eccolo qua, se la ride con Chiamparino, e già non è una bella foto questa, perché visto quello che ha fatto Chiamparino per il Philadelphia, occorrerebbe ridere un po' meno. Dicevo, la scorsa settimana Fassino l'avevamo fatta vedere con quella bandiera poco colorata in mano, non ci era piaciuto per niente, ma soprattutto non ci era piaciuto quello che aveva detto a proposito dello stadio del Torino da 50.000 posti. Allora, io mi auguro che in questa settimana abbia, come dire, preso coscienza del fatto che lo stadio del Torino sia da 25.000 posti, e molti amici ci scrivono se c'è la possibilità di ampliarlo. Evidentemente, ahimè, la possibilità temo che non ci sia in queste condizioni. Ci sono dei pochissimi ragionamenti possibili, ma uno esiste, e cioè la cancellazione del settore ex settore ospiti Juventus, che è attualmente Maratona Famiglie. Togliendo quella barriera divisoria si recupererebbero a 500-600 posti. Che già ovviamente qualcosa, non fa la differenza, però è qualcosa. Comunque non sono 50.000. In un settore appetibile è molto importante anche per i risultati della squadra. Ecco, però approfittiamo del messaggio a Fassino per ricordargli anche che c'è ancora un'ipoteca sullo stadio olimpico, non c'è più sul Philadelphia, infatti si sta lavorando per forse un giorno rivederlo. C'è ancora invece sul discorso dell'Olimpico, e quindi, visto che abbiamo, come dire, diciamocelo fra noi, detto una sciocchezza colossale a proposito dello stadio olimpico, magari lavoriamo per togliere questa ipoteca e siamo tutti più contenti. Cosa vogliamo dire? Contiamoci a proposito dei numeri, 5.431 sono i giorni della vergogna, a oggi, da venerdì 18 luglio del 1997, prof, sei ottimista? No. No, non lo sono mai molto stato, bene. Però, visto che qua c'è Alberto, vorrei sapere, per quello che è la sua impressione, sì, se a fronte di un investimento del comune e eventualmente della regione, il Torino è disponibile a fare la sua parte. Lo è assolutamente, non solo per l'utilizzo e la gestione dello stadio Philadelphia, ma anche per un aiuto dal punto di vista economico. Intanto, tanto per accelerare, il presidente, grazie all'associazione dei tifosi, è intervenuto economicamente per poter smuovere l'iter burocratico con un introito, con un'immissione di denaro fresco e immediato, con liquidi immediati. E poi sicuramente interverremo. Allora, mancano 2 minuti, ci fermiamo qua. Gabri, vuoi dire qualcosa sul Fila? Vorresti vederlo, visto che tu, che sei giovane, giovane, esatto, sei e non l'hai visto. E poi sono convinta che il Toro risorgerebbe col Philadelphia, cioè torneremo ai tempi, non dico d'oro, ma... Molto bene, due messaggi ancora vorrei leggere prima di salutare.